Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Punto. Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla nuova naufraga dell'Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis. Scopriamo tutto su di lei. Maria Laura De Vitis. Conoscete Maria Laura De Vitis? Si tratta della bellissima giovane italiana, che è stata annunciata come nuova concorrente del reality show di Canale 5. La donna prende parte all'Isola dei Famosi nei panni di nuova naufraga. Siamo sicuri che stravolgerà gli equilibri formatisi sull'isola. Nel frattempo, scopriamo tutto su di lei con le notizie di cui siamo in possesso. Chi è Maria Laura De Vitis? La De Vitis nasce a Reggio Emilia, nell'anno 1998. La giovane ha, quindi, 24 anni. Di lei sappiamo che ha conseguito la maturità al liceo, dopodiché si è laureata nel 2020 in Scienze della Comunicazione. Inoltre, la giovane ha trascorso un periodo di formazione importante a Valencia grazie al progetto Erasmus. Di recente l'abbiamo vista La Pupa e Il Secchione Show, ma sin da piccola ha calcato le passerelle e ha preso parte a svariati concorsi di bellezza. Maria Laura De Vitis alla Pupa e Il Secchione Show. Maria Laura De Vitis alla Pupa e Il Secchione Show, Letto Quotidiano. It. Nel 2017 è stata eletta Miss Rocchetta Emilia Bellezza Emilia Romagna, mentre nel 2019 è riuscita a ottenere il titolo di Miss Universo Emilia Romagna. Proprio grazie a questa vittoria, si è imposta come una delle rappresentanti al concorso di Miss Mondo Italia. Dopo aver collezionato queste esperienze, ha preso parte a numerosi programmi televisivi, come Ciao Darwin e Appuntamento a Prima Vista. Ma quali sono davvero le esperienze che l'hanno resa nota al pubblico televisivo? Scopriamole insieme. La nuova naufraga all'Isola dei Famosi. In molti si chiederanno se le esperienze che abbiamo elencato siano quelle che abbiano reso nota la giovane. In realtà no, perché Maria Laura De Vitis è finita al centro dell'attenzione mediatica quando era la fidanzata di Paolo Brosio. Maria Laura De Vitis. La loro grande differenza di età aveva attirato l'attenzione dei giornali, che ne avevano più volte parlato. Inoltre, stupiva il fatto che Brosio fosse passato dalla castità a una relazione con una donna così giovane. La coppia era stata spesso ospite del salotto di Barbara D'Urso, fino alla rottura, avvenuta un anno dopo. Poi Maria Laura è diventata una delle concorrenti de La Pupa e Il Secchione Show, programma che ha vinto e che l'ha resa ancor più nota. Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio. Da poco è stata annunciata la sua partecipazione come naufraga dell'Isola dei Famosi 2022. E voi cosa ne pensate? Avete seguito Maria Laura De Vitis alla Pupa e Il Secchione Show e continuerete a seguirla all'Isola dei Famosi? Fatecelo sapere. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.